presentazione. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Mi fa molto piacere di presentarvi la relatrice che conclude questo laboratorio sul linguaggio di genere nei mezzi di comunicazione, la professoressa Vera Gheno, che mi piace chiamare così. Ho avuto il piacere di conoscere Vera in un'occasione, tra l'altro non accademica, in un'iniziativa, una bellissima iniziativa organizzata da Pierpaolo Lala e Gabriella Morelli, credo nel lontano 2016 o 2015, in cui Vera partecipava in veste di esperta linguista. Lei è una sociolinguista, oltre a essere naturalmente, anzi non naturalmente, oltre a essere una traduttrice dall'ungherese. Sono due, come dire, aspetti della sua professionalità molto interessanti, legati ma in qualche modo diversi. E ricordo molto bene che una mia collega, carissima amica, Maria Cristina Fornari, e io fummo affascinati dalla lezione, dalla presentazione di Vera, che ci faceva notare il potere e anche, diciamo, anche in senso negativo delle parole, cioè il peso che le parole hanno. Gianna Nimoretti ci aveva messo in guardia: le parole hanno un peso di cui non bisogna in nessun modo dimenticarsi, ma di cui bisogna essere consapevoli. In quel caso la lezione di Vera fu talmente illuminante che da allora l'invito periodicamente a Lecce, in presenza questa volta, non in presenza, per condividere la sua competenza. E chiedo ai partecipanti di come dire, chiudere il microfono ed eventualmente aprirlo soltanto quando devono tenere qualche domanda. Quindi stavo presentando Vera, che appunto, come dicevo prima, è sociolinguista e traduttrice dall'ungherese. Si è occupata naturalmente di questioni relative alla lingua, al suo uso e alla sua nascita. Ha lavorato per l'Accademia della Crusca, adesso lavora per la Zanichelli, ha insegnato presso l'Università di Firenze, attualmente lavora presso la LUMSA. E a fianco della sua molto nota attività di sociolinguista, si è occupata anche di questioni relative al linguaggio di genere. Ha scritto recentemente un libro, Femminili Singolari, che tra l'altro, eccolo, lo vedete qui, Facciamo valletta. un bellissimo libro, tra l'altro con un bellissimo testo in epigrafe di Caro Figlio, che consiglio di prestare molta attenzione veramente sul potere performativo delle parole, che tra l'altro è stato recentemente presentato in un'altra bella iniziativa di Pierpaolo Lala. Pierpaolo Lala è un po' il Deus ex machina che diciamo, organizza e fa vivere questi incontri di assoluto peso culturale, in cui abbiamo dialogato insieme a Lorenzo Gasparrini, che è stato anche un altro ospite di questo laboratorio. E Vera, questo mi piace sottolinearlo, si è particolarmente battuta e si è impegnata anche in prima persona, perché tra l'altro questo impegno non è stato indolore, come dimostra anche molti passaggi del suo libro Femminili Singolari. È stata molto attaccata anche sui social proprio per questo suo impegno sulla difesa di termini al femminile, sull'importanza di una denominazione al femminile, soprattutto nel campo delle professioni. Discutavamo prima, tra l'altro Vera ha da poco dato alle stampe digitali un nuovo libro, Le parole della paura, Le parole contro la paura, che Eccolo qua. consiglio naturalmente di leggere, che vedete sempre qui In sullo schermo. sovrimpressione. In sovrimpressione, per dire in sovrimpressione, poi mi sentivo troppo Mike Buongiorno, quindi limitato. E quindi naturalmente ne consiglio la lettura. Non mi dilungo perché non abbiamo molto tempo. Le 2 ore, come abbiamo visto la volta scorsa, scorreranno velocemente e purtroppo, diversamente dalla volta scorsa, non potremo sforare il tempo consentito perché alle 12 ho un'altra lezione. Quindi sfruttiamo al massimo il tempo che ci è concesso e dunque do subito la parola a Vera, ringraziandola ancora una volta per aver confermato la sua partecipazione, il che non è scontato. No, no, anzi, per voi questo è l'altro. Certo, Grazie. avrei preferito essere lì a mangiare pasticciotti e cose del genere, ma ci sarà un tempo in cui torneremo a abbracciarci. Allora, intanto grazie, grazie di essere qua. Tutto vero quello che ha detto Alessandra, a parte un aggiustamento sulla biografia, ma lo dico per precisione. Allora, io ho lavorato alla Crusca 20 anni, che sono stati fondamentali, però per me è stato anche fondamentale uscire dalla culla della Crusca, perché
perché è un posto talmente bello e un nome talmente altisonante che è molto difficile affrancarsene. Però evidentemente io nel sangue ho altre cose, non quella di stare buonina al mio posto, e quindi non finirò mai di ringraziare la Crusca per il nerbo linguistico e scientifico che mi ha dato, però sono molto felice in questo momento di lavorare con uno dei, cioè quello che per me è sempre stato il vocabolario, cioè lo Zingarelli. Che fra l'altro non, ha un suo ruolo anche nella narrazione di oggi, perché non so se lo sapevate, ma lo Zingarelli registra più di 700 femminili professionali sin dalla sua edizione del 1994. E questo è un dato che io spesso uso per sconfessare coloro che ritengono che la questione assessora, ministra, eccetera, sia una roba di 2 o 3 anni fa. Cioè, a dire il vero, questa è una discussione che ha decenni. E se perfino lo Zingarelli, diciamo, ormai diverso tempo fa ne ha tenuto conto, insomma, anche noi forse dovremmo tenerne conto in questi termini. L'altra cosa che volevo dire è che io continuo a insegnare all'Università di Firenze, sono orgogliosamente precaria all'Università di Firenze da una ventina d'anni, anche lì, però non lo dico per farmi compatire, perché il precariato è anche una forma di libertà, no? Cioè, io in questo momento ho la fortuna di avere diversi cappellini in testa, ma nessuno di questi che mi definisce appieno, perché appunto sto insegno da una parte all'Università di Firenze, dall'altra alla LUMSA, che a Roma, tra l'altro sono due ambienti universitari molto differenti, e questo mi dà la possibilità di vedere anche due mondi universitari particolari, quindi io sono molto felice di questa condizione. Certo, non è senza conseguenze, ma la libertà non è mai senza conseguenze, no? Quindi diciamo che questo si sa. È il suo prezzo. Allora, esatto. Dunque, arriviamo a parlare della questione per cui siamo qui oggi. Allora, intanto premetto una cosa. Non so quale sia il vostro orientamento riguardo alla questione dei femminili professionali. A dire il vero, non so niente di voi e va bene così. Però io posso dire una cosa su di me. Io parto come persona fortemente scettica su tutta la questione della denominazione al femminile, ovvero come molti di voi forse possono aver provato o magari provano, ritenevo la questione dei femminili professionali una bazzecola, una quisquilia, la fissazione di vetero femministe con i peli sui polpacci e sotto le ascelle che insistono a fumarsi le canne anche se ormai sono magari avanti con l'età. Vi immaginate, no? Il personaggio, quelle ancora vanno in giro con le treccine. Non so, le maglie fatte a crochet, ecco, quel genere lì di, diciamo, residuato bellico anni 70. Lo ammetto, cioè, questo è un mio limite. Erano i tempi in cui Nicoletta Maraschio era appena diventata presidente dell'Accademia della Crusca, perché aver lavorato 20 anni in Crusca vuol dire che io sono entrata in Crusca che c'era ancora Giovanni Nencioni, che era già ectoplasmatico perché aveva 97.000 anni, però, cioè, ho incontrato Nencioni. Poi ho incontrato Sabatini, poi c'è stata Nicoletta Maraschio e poi c'è stato Claudio Marazzini, l'attuale. Nicoletta Maraschio, in 500 e rotti anni, è stata la prima donna presidente dell'Accademia della Crusca. Questo chiaramente ha portato delle conseguenze anche all'interno della Crusca, fra cui una crescente attenzione alla questione femminile. Nicoletta Maraschio si è fatta affiancare, fatta aiutare, fatta guidare da alcune soprattutto delle studiose donne, ma insomma in generale degli studiosi del linguaggio di genere, dei cosiddetti gender studies in Italia, fra cui Cecilia Robustelli, da cui io ho imparato tantissimo. Cecilia Robustelli e Nicoletta Maraschio erano una sorta di duumvirato, se vogliamo chiamarlo così, molto attento alle questioni di genere, a partire dalla carta intestata della Crusca, che fino a quel momento era stata il presidente, e nel momento in cui arriva Maraschio diventa la presidente. Però ecco, il mio atteggiamento generale era: ma chi se ne frega? Cioè, i problemi delle donne sono ben altri, proprio il classico benaltrismo. Com'è che ho avuto questa conversione? Allora, la conversione è avvenuta facendo la gestrice del profilo Twitter della Crusca. L'ho fatto dal 2012 al 2019. 2012 è l'anno in cui è stato aperto, cioè si sono aperti i profili social della Crusca. E ho notato negli anni che tutte le volte che io twittavo qualcosa di inerente alla questione di genere, ma appunto da si dice il presidente, la presidentessa, la presidente, qual è il femminile di questore, allora tutte le volte c'era una quota d'odio pazzesca, ma non
qualcuno che aveva da ridire, proprio fiumi di odio. Avete presente Silvia Romano? Uguale, no? Cioè, perché poi fra l'altro la contemporaneità ci sta insegnando tantissimo su perché tenere alta la guardia su queste cose, però a questo ci arriviamo magari alla fine. Allora, io twittavo, meglio dire la presidente, cioè e magari twittavo la scheda di consulenza pubblicata sul sito della Crusca, e carrettate di persone arrivavano a dire che dovevamo morire male, che ci dovevano stuprare, che i problemi delle donne sono ben altri, che la Crusca andava bruciata, che era tutto un complotto giudo-pluto-massonico per distruggere la lingua italiana. Insomma, la saga del complottismo, ma quello proprio che anche Butak, no? Anche quelle delle bufale si coprono gli occhi e dicono «Oh mio Dio, non ne usciremo mai». E allora questa cosa, questa pletora d'odio, questo fastidio percepito nei confronti della questione mi ha spinto a ragionare moltissimo sulla questione stessa e sono arrivata alla conclusione che, quale che sia l'importanza che diamo alla denominazione poi dei lavori, quindi femminile o maschile, quello che è veramente rilevante è proprio la reazione che la questione solleva. Perché sollevando così tanto fastidio, secondo me proprio il fastidio è un segnale del fatto che noi come società abbiamo un problema. Abbiamo un problema nei confronti delle donne, del lavoro al femminile, e che non dobbiamo dare per scontate delle cose che oggi, soprattutto per le giovani generazioni, sembra che stiano lì. Ma quando dico dare per scontato intendo legge 194, come dire, salari parificati maschili e femminili, possibilità di carriera femminile, cioè non diamole per scontate. Fra l'altro, al di là di quello che ho studiato, è anche la mia esperienza personale questa. Cioè, io sono una donna di 44 anni, fra l'altro precaria, ma questo è un altro paio di maniche, o forse no, che è cresciuta in generale in un ambiente fortemente, se non maschilista, ma di tradizione patriarcale, mettiamola così, con i suoi annessi e connessi. Cioè, ricordatevi che il femminismo non è una questione solo femminile, così come il patriarcato non è una questione solo maschile. Cioè, si può essere donne che partecipano a una società patriarcale tranquillamente, quindi non è un discorso uomini contro donne, è un discorso, secondo me, atto a cercare di proteggere una parte consistente della società che al momento non ha gli stessi diritti di un'altra parte della società. Questo per me vuol dire essere femminista. Fra l'altro è una etichetta che, come tutti ben sanno, ho iniziato a assumermi solo di recente, perché finora ci ho riflettuto. Non è un'etichetta che uno mette prêt-à-porter così. Quindi c'è dietro un ragionamento. Comunque su questo poi, se volete, nelle domande ci possiamo tornare. Allora, tanti anni di frustrazione nei quali io ho risposto pacatamente come Accademia della Crusca e poi come Vera Gheno online a tutte le castronerie e le deficienze che venivano fuori sulla questione dei femminili professionali, mi hanno a un certo punto spinta a scrivere appunto questo libriccino, in cui ho raccolto soprattutto tutte le obiezioni sciocche che mi sono arrivate in rete in tanti anni e alle quali non ho mai risposto forse con la sagacia o la violenza che sotto sotto come tutti desideravo. Solo che io sono contraria al blastare, perché blastare non serve a nulla, e Femminili Singolari è proprio improntato su questa idea, cioè vuole essere una sorta di manuale per chi vuole dare delle risposte scientificamente valide a chi ti dice quelle cose tipo «allora da domani io mi definisco guardio giurato», no? Smontiamo una per una tutte queste false convinzioni che avrete sentito 100 volte anche voi, cioè dal pediatro alla presidenta e così via. Allora, per fare questo io di solito parto molto dall'inizio, cioè cerco di fare nella prossima oretta, non di più, una specie di lineamenti della questione di genere, soprattutto per quanto riguarda appunto la questione dei femminili professionali in senso stretto. Ma per fare questo adesso condividerò il mio schermo. Alessandra, dimmi se tutto funziona. Tutto funziona. Okay. Perfetto, ok. Allora, partiamo da una cosa che ci serve come cappello introduttivo.
In italiano noi siamo una lingua cosiddetta gendered, dicono gli inglesi, cioè dotata di genere. In che senso? Nel senso di genere grammaticale, cioè tutti i sostantivi italiani hanno o genere maschile o genere femminile. Non esiste il neutro, anche se a volte ci farebbe comodo, ed è una delle cose che spesso vengono dette, bisognerebbe recuperare il neutro per definirsi a tutta una serie di cose. Beh, il neutro al momento non c'è, e recuperare a tavolino un genere grammaticale è un po' difficile. Come tutti i cambiamenti linguistici, è molto molto difficile provocarli dall'alto per imposizione. Ce l'ha un po' dimostrato l'autarchia, che ha funzionato giusto il tempo del ventennio, e poi appena è scomparso il fascismo, sono scomparsi i termini, quasi tutti i termini che non ci servivano. Nessuno chiama Casimiro il Kashmir o Arlecchino il cocktail, no? Però, per esempio, tramezzino si è salvato perché, a parte che l'ha inventato D'Annunzio, ma evidentemente era sentito come parola funzionale al posto di sandwich, però in realtà tramezzino indica un sandwich particolare, quindi insomma non si è salvato del tutto nemmeno lui. In ogni caso, se ogni sostantivo ha genere maschile o femminile, bisogna anche dire un'altra cosa. Quando abbiamo a che fare con esseri inanimati o concetti astratti, la distinzione è assolutamente convenzionale, cioè non c'è nessun motivo per cui un oggetto è nominato al maschile e uno invece al femminile. Non c'è nessuna relazione col sesso, quindi abbiamo termini maschili e termini femminili, e questa peraltro è una delle cose più difficili da spiegare a un bambino. Cioè, come mai la sedia è femminile e il tavolo è maschile? È connesso alla forma, è connesso alla semantica? No, non è connesso a nulla, alla fine è un caso. Cioè è un caso che è legato a questioni etimologiche, eccetera, eccetera, però in molti casi non si riesce a rintracciare una motivazione reale. Poi ci sono quelli che si inventano le cose più balzane, cioè che dipende dalla forma, dalla virilità dell'oggetto, ma sono tutte cavolate alla fine. Insomma, il piatto, la sedia, la gioia, il dolore, il sole e la luna sono maschili e femminili così, perché sono così. Quando invece si passa al genere semantico succedono cose interessanti. Allora, quando ci si riferisce a esseri animati, normalmente la distinzione grammaticale fra genere maschile e femminile corrisponde al sesso di ciò che la parola va a denotare, no? Quindi abbiamo marito, attore, portiere e gallo, che sono termini maschili riferiti a persone e animali di sesso maschile, così come moglie, attrice, portiere e gallina sono femminili e sono riferiti a persone e animali di sesso femminili. Quindi ci sono due generi diversi, no? Cioè una questione su due piani che sono paralleli, collegati, ma non sono lo stesso piano. Quindi quelli che ti dicono allora bisognerebbe prendersi la sedia, forse vorrebbe essere chiamata il sedio, stanno mischiando il genere grammaticale con il genere semantico, e la sedia non è un essere vivente. Ci piacerebbe che tutto questo fosse un sistema regolare, per cui tutti i maschili finiscono in O e sono maschili, tutti i femminili finiscono in A e sono femminili. Chiaramente non è così, è un sistema che è irto di eccezioni, proprio come un istrice, e quindi andiamo a vedere queste eccezioni. Intanto abbiamo i sostantivi ambigeneri, cioè quelli che sono sia maschili che femminili e che finiscono in A per ragioni etimologiche, il la pediatra o il la astronauta. Come facciamo a sapere che sono ambigeneri? Dal fatto che se li decliniamo al plurale, spesso, in molti casi, torna la differenza, quindi i pediatri e le pediatre, ad esempio gli astronauti e le astronaute. Non è un femminile, quella A finale non denota un femminile, è una questione etimologica. Quindi prima cosa, prima bordata contro quelli che ti dicono allora da domani bisogna che ci chiamiamo astronauto, ecco, non hanno capito nulla, perché astronauta già di per sé può essere maschile. Poi abbiamo anche dei sostantivi femminili che finiscono in O. È vero che sono meno e sono più rari, però per esempio ora ho scritto la eco per far vedere che è femminile, no? Che normalmente scriveremo L apostrofo eco. Albedo, libido, ce ne sono vari, ok? Anche qui ragioni etimologiche, per cui anche se il termine è femminile abbiamo un termine che finisce in O. Del resto abbiamo nomi maschili che finiscono in A e nessuno si è mai turbato per questo, quindi attenzione a considerare O e A come indicatori assoluti di maschile o femminile. Non basta questa guida. Peraltro, aneddoti gustosi,
almeno ai miei tempi, nelle campagne era abbastanza comune che ci fossero ragazze che si chiamavano Vania. Io ho diverse amiche che si chiamano Vania, quando Vania è un nome russo maschile, no? Zio Vania, famoso. Quindi era molto buffa questa cosa, che automaticamente si accostava al fatto che fosse femminile, invece non è sempre così. Poi abbiamo nomi che sono di genere femminile anche quando indicano uomini, per l'esattezza sono nomi di lavori o di ruoli che normalmente erano svolti da maschi, soprattutto la guida, la spia, la recluta, la sentinella, la guardia, la vittima. Ora la vittima non è una professione, però non so se ci avete mai fatto caso che la vittima è sempre femmina, cioè la vittima è femminile, non c'è il vittimo. Come non c'è il guido, non c'è lo spio, non c'è il recluto. Anche qui dietro ci sono storie etimologiche, ognuna di queste parole meriterebbe un suo seminario a sé, ma insomma in questo momento stiamo facendo una cosa a volo d'uccello. Poi abbiamo nomi maschili che si riferiscono sempre a donne, come il soprano. Tecnicamente qualcuno dice la soprano, però effettivamente soprano nasce come maschile, quindi il soprano è proprio così, e il soprano è per forza una voce femminile. Per cui non esiste il soprano maschio, ma esiste solo il soprano femmina. Però è il soprano, anche qui etimologia, storia e così via. E poi nomi che si riferiscono indifferentemente a uomini e a donne, come il pedone, la vittima. Ho rimesso la vittima, ma il pedone non esiste la pedona, la vittima non esiste il vittimo. Perché su questi non ci facciamo tanti problemi? Beh, perché non vanno a toccare una questione come quella del lavoro. No, allora qui vi sto intanto facendo vedere ad ampio spettro com'è variegato il mondo dei sostantivi riferiti a persone, anche al di là del contesto lavorativo. Però si parla molto meno del genere del pedone o della vittima che non del genere del ministro o della ministra. Perché? Perché nel secondo caso incrociamo il problema linguistico con il problema del mondo del lavoro, e cioè con qualcosa che va a toccare la sfera socioculturale, molto più del pedone o della vittima, ma anche di questo parleremo fra un attimo. Allora, questo è tutto il mondo delle grandi variazioni. Allora, quando io vado a incrociare la questione del genere grammaticale con il genere semantico, ho quattro possibili output, cioè quattro possibili coppie di maschile e femminile. Quali sono? Vediamole. Prima abbiamo i nomi indipendenti, o detti anche di genere fisso, che hanno un femminile completamente diverso dal maschile, ma li riconosciamo come coppia. Uomo-donna, fratello-sorella, marito-moglie, bue-mucca, maiale-porco, scrofa, maiale-scrofa e così via. Come facciamo a riconoscere peraltro che questi sono una coppia? Solo sapendolo, non so se ci avete mai fatto caso, perché quando io dico che sono nomi indipendenti, intendo dire che una forma non è derivabile dall'altra, cioè uomo e donna, se noi non sapessimo che formano una coppia, cioè una coppia nel senso che uomo è il maschio e donna è la femmina, o maschio femmina per l'appunto, non riusciremmo a ricavare un termine dall'altro. Questo vuol dire nome indipendente. Sono due sostantivi che sono accoppiati solo da un punto di vista semantico, per l'appunto, ma non grammaticale. Primo caso. Secondo caso, i nomi di genere comune. Li abbiamo già visti, hanno un'unica forma per il maschile e per il femminile. In questo caso cosa bisogna fare? Cambiare solo l'articolo, eh? Quindi abbiamo il la consorte, il la pianista, il la cliente, il la docente, l'insegnante, che è sia maschio che femmina, e così via. Molti di questi termini, sempre se ci sono questioni etimologiche dietro, molti di questi termini sono anche quelli che derivano da participi presenti o di parole italiane o addirittura della parola latina retrostante, ok? Quindi docente, ecco, o appunto insegnante o gerente, e anche studente. Allora segnatevelo, poi ne riparliamo casomai nei commenti, però abbiamo studentessa, come mai? Ci pensiamo fra un attimo, ve lo metto lì come spia, come alert. Scusate se ogni tanto mi gratto la faccia, ma ho tre gatti e quindi ogni tanto succede che qui c'è una pletora di peli che girano nell'aria. Allora, andiamo avanti. Abbiamo poi i nomi di genere promiscuo. Mi piace molto questa definizione. Comunque, sono soprattutto nomi di animali che hanno un'unica forma, che è sia per il maschio che per la femmina, e infatti l'altra forma, cioè lo speculare, va ricavato aggiungendo maschio o femmina, no?
il tasso femmina, il maschio della rondine, quella roba lì. Non so se vi ricordate che ci fu una vecchia pubblicità di non mi ricordo quale come si dice, azienda petrolifera, insomma, produttrice di benzina, che diceva metti un tigre nel motore, ma sto parlando di 30, 40 anni, non mi ricordo, sono tantissimi anni fa. Ecco, un tigre, in realtà il tigre non esiste, esiste la tigre, esiste il maschio della tigre. Allora, volendo, si potrebbero, anche se normalmente si fa riferimento solo agli animali, si potrebbero far rientrare nella categoria dei nomi di genere promiscuo anche quelli che abbiamo visto prima, cioè quelli che hanno un'unica forma, sia che ci si riferisca a un uomo che a una donna, come la spia o il pedone o la vittima. Anche se non diciamo la spia maschio, o il pedone femmina, però normalmente dal contesto si capisce se la spia è un maschio o una femmina, o se il pedone o la vittima sono un maschio o una femmina. Quindi è una specie di questa, lo dico un po' a corollario, ma volendo potremmo farli rientrare nel caso dei nomi di genere promiscuo. E arriviamo al busillis, cioè a quello che ha creato tutto il casotto, i nomi di genere mobile. I nomi di genere mobile sono un settore dei nomi che formano il femminile mutando la desinenza aggiungendo un suffisso. Qui vi ho fatto vari esempi anche per illustrare la varietà di possibilità. Quindi maestro, maestra, scambio solo il finale, professore, professoressa, suffisso essa, autore, autrice, quindi nomintore, essore, no? In questo caso che dà trice, incisore, incisora, come revisora, il revisore dei conti, la revisora dei conti, non la riveditrice dei conti, anche se sarebbe una forma prevedibile, infermiere, infermiera e così via. Allora, soprattutto il caso 4 ci interessa, no? Ci sono tante eccezioni che rientrano nei primi tre casi e ci interessa il caso 4, quello dei nomi di genere mobile. Ora, il problema si pone principalmente, come dicevo prima, per i nomi di mestiere. Perché? Beh, è perché abbiamo un sacco di lavori che prima erano appannaggio quasi esclusivamente maschile, se le donne erano presenti erano tipo mosche bianche, qui ho fatto quattro casi topici, ingegnere, avvocato, ministro, assessore, che oggi, a causa anche dell'arrivo più massiccio, di donne in quei posti apicali o in quelle professioni, iniziano a essere anche declinate al femminile, quindi abbiamo ingegnere, avvocata, ministra, assessora. È pacifico questo? È questo trapasso è successo senza problemi? Assolutamente no. Cioè, il problema principale che noi abbiamo con la questione dei femminili è proprio in questo ambito qua e, devo dire la verità, più per i mestieri d'alto bordo, mi raccomando non dite alto borgo come a volte dicono i miei studenti, che non per i mestieri bassi. Cioè, ci sono molti più problemi nei confronti di ingegnere avvocata, anche da parte delle stesse donne, che non nei confronti di minatrice o, che ne so, camionista. Vabbè, camionista è già al femminile, però ovviamente se io vedo una camionista donna, dico la camionista, non dico il camionista. In compenso, se vedo un ministro donna, non tutti dicono la ministra, ma molti dicono il ministro o la ministro, creando addirittura quello che Giovanni Nencioni avrebbe chiamato un ircocervo, cioè una sorta di anima, di alien, no? Una sorta di via di mezzo fra la mosca e l'essere umano, quindi una roba inesistente. Abbiamo bisogno di la ministro o la avvocato? Ecco, forse anche no, però anche di questo, se volete, poi riparliamo nei commenti. Allora, qualcuno dice boldrinate. Beh, un po' ho spoilerato anch'io perché ho detto che lo Zingarelli registra questa roba dal 94, che non è esattamente l'altro ieri, però questo è lo screenshot dell'inizio di uno dei primi documenti che si occupano della questione di genere in maniera regolare, diciamo, e ragionata in Italia, che sono le famosissime raccomandazioni per un uso non sessista dell'italiano di Alma Sabatini, e vi faccio notare la data 1987, cioè non esattamente bruscolini. 7 anni più tardi si sveglia lo Zingarelli, cioè lo Zingarelli prende atto dell'esistenza dei femminili professionali, però 1987 è roba, cioè ero ragazzina perfino io, voglio dire, avevo 12 anni, no? Quindi non è proprio una roba dell'altro ieri, alla faccia di chi pensa di appiattire tutto su Laura Boldrini, con tutto rispetto per Laura Boldrini, però Laura Boldrini fa parte di una cosa molto più grande ed è giusto che quelli che contestano la questione ne abbiano piena consapevolezza. Apro parentesi, ve l'avranno detto gli altri che mi hanno preceduta nel corso,
Queste raccomandazioni, se le googlate, le trovate integrali da scaricare via PDF, in PDF. E noterete anche una cosa, sono molto più estreme di tutto quello che molti di noi dicono oggi, cioè hanno posizioni molto più radicali. Alma Sabatini era molto più radicale di molte cose che si trovano in circolazione oggi, compreso il mio libro, ma anche di questo, se volete, riparliamo. Ora, potremmo fermarci qui e dire ok, ognuno faccia come gli pare, ed è qui che a me, come dire, è saltata la mosca al naso, quando ho iniziato a censire questo tipo di commenti, no? Questo è uno, tra l'altro notate che sempre tenendo conto della correlazione di Nanni Moretti, che poi non è solo Nanni Moretti che lo dice, ma spesso quelli che scrivono cose insensate o brutte le scrivono anche male, quindi c'è una fortissima correlazione tra incapacità di gestire la superficie linguistica del messaggio e l'incapacità di gestire il pensiero. In questo caso c'è il ma è vero, cioè Searle lo dice in un documento bellissimo che si chiama The Storm Over the University, anche questo lo trovate online, un suo articolo degli anni 90, in cui lui dice chi scrive male e parla male sta segnalando di pensare male. Cioè è proprio una cartina di tornasole di un pensiero nebuloso. Ora, in questo caso c'è solo l'accento sbagliato, dice forse sto esagerando, ma ora negli altri esempi vedrete che molto spesso peggio scrivono e peggio pensano. Allora, perché declinare i mestieri al femminile? La fotografa, la sindaca, la dottoressa, la ministra, il lavoro a genere è pure cacofonico. Allora, intanto tre quarti delle persone che usano cacofonico non sa cosa vuol dire, lo accostano a cacca, no? E quindi è sicuramente qualcosa di brutto, però io ho fatto delle prove facendo interviste per strada e moltissima gente ai tempi di Petaloso usava la definizione cacofonico senza sapere cosa significasse. La fotografa suona male, ma io potrei dire tungsteno suona male, glicine suona male. Di solito faccio un esempio caro ai cattolici, transustanziazione sembra una parola inventata come scioglilingua. Nessuno se l'è mai presa, cioè io non ho mai visto le barricate contro transustanziazione. Cambiamo transustanziazione perché è cacofonico. Allora, perché sindaca dovrebbe essere? Cioè, evidentemente la cacofonia non è la cosa più rilevante quando si decide se usare o no una parola. Il lavoro a genere, però, è una domanda interessante. Che cosa vuol dire il lavoro a genere? Non stiamo parlando del lavoro come entità astratta, stiamo parlando dei lavoratori. Allora, il lavoro può anche non avere genere ed è anche giusto, cioè se io devo assumere una persona, se mi soffermo a riflettere sul fatto che sia maschio o femmina, forse sto per commettere una discriminazione, come le donne in età fertile sanno bene, ma il lavoro può non avere genere, ma i lavoratori e le lavoratrici certo che ce l'hanno. Quindi la domanda è mal posta, è un po' le mele e le pere. Andiamo avanti. Scusate, ecco. Altro messaggio, notate anche qui il tono, mi sta profondamente sul cazzo l'uso del femminile per le parole che sono neutre come le cariche istituzionali, odio. Ora, le cariche istituzionali sono neutre? Che cosa vuol dire che siano neutre? Abbiamo detto che le parole in italiano hanno per forza genere, quindi il neutro non esiste. Quello che viene richiamato come neutralità della carica istituzionale è quel caso in cui noi costruiamo frasi come la carica di presidente prevede che, la carica di, il ruolo di professore all'Università del Salento prevede che. Allora è chiaro che se io lo riferisco a ruolo o a carica userò il maschile sovraesteso, Non è la stessa cosa che dire i professori dell'Università del Salento bla bla bla, perché in quel caso invece dovrei dire i professori e le professoresse o e le docenti, ma insomma devo trovare un modo, ma non c'è neutralità. Le cariche non sono neutre, tant'è vero che abbiamo regine e imperatrici senza nessun problema. Se fosse vero che le cariche sono tutte neutre non avremmo neanche regina e imperatrice. Non ci sturbiamo davanti a regina e nessuno si aspetta che Elisabetta si presenti come re Elisabetta, anche in altre lingue, ma ci sturbiamo davanti a ministra o assessora. Iniziate a pensare perché. Questa è una frase che io adoro, anche perché svela un mondo, no? Ecco, qui quando si parla di maschilismo e patriarcato, questo non è proprio un esempio. Questo è un pezzo di testo dell'ex cerimoniere del Quirinale, non mi ricordo mai. Comunque, se voi cercate alcune parti di questa frase, troverete proprio il documento pubblicato online, senza pudore,
Molte donne non sanno rinunciare ad affermare la propria personalità di genere anche dove non è consentito, non sapendo distinguere la terminologia letteraria e giornalistica dove si può da quella istituzionale dove non si può. E molti uomini non vogliono opporsi a richieste femministe per non apparire arretrati. Se avete seguito la lezione di Gasparrini, troverete molte delle sue cose qui dentro, no? Cioè, Lorenzo Gasparrini, che ha scritto questo bellissimo libro che vi consiglio, che è No, che parla dei problemi dei maschi con la negazione, racconta sempre che difficilmente i suoi... i suoi spettatori, insomma, quando lui fa una conferenza, riescono a immaginarsi che lui sia maschio, etero, sposato con figli, perché l'assunzione è che siccome lui si occupa di temi femministi debba essere per forza gay. Questi sono dei pregiudizi durissimi da morire, eh? Cioè, poi non c'è nulla di male essere omosessuali, non è quello, però il fatto che lui a un certo punto dica mia moglie e i miei figli e tutti cascano dal pero, cioè come? Sei un maschio etero e ti occupi di questioni femminili. Ecco, molti uomini la pensano come la pensa il cerimoniale del Quirinale, cioè che in fondo questa cosa di rivendicare i femminili professionali è un po' una robetta isterica da persone che non ci hanno pensato fino in fondo, capito? Perché in realtà a livello istituzionale non si può, ma non è vero. Cioè, di nuovo si fa quella confusione fra il ruolo di che... pacificamente nella costruzione di una frase o nella costruzione di un come si può dire di un cavillo legale si può usare il maschile sovraesteso, perché mi riferisco al ruolo di presidente, al ruolo di ministro, ma quando appello una persona, quando mi rivolgo a una persona, beh, la situazione cambia molto, e che non lo sappia uno che di mestiere ha fatto il cerimoniere per tanti anni mi perplime vieppiù, ma lasciamo stare. Altri esempi: se veramente ci tieni alle donne, questo era riferito a Boldrini, smettila di fomentare le differenze. La donna vale solo per quello che sa essere, accento, come l'uomo e come tutti, non perché, accento sbagliato, è femmina o perché qualche analfabeta si ostina a voler annettere il genere femminile anche alle cariche neutre. Qui ci sarebbe da fare tutto, cioè, potrei fare una lezione di 2 ore solo su questo, ma ve la risparmio. Però ecco, fomentare le differenze, io lo trovo amabile, cioè smettiamola di dire che la donna ha la vagina e l'uomo ha il pene, no? Cioè, questo è fomentare le differenze. Il fatto che questo possa essere naturale, cioè che essere chiamata ministra o assessora sia normale conseguenza dell'essere portatrici di vagina invece che di pene, questo proprio sfugge, no, all'idea di questa persona. E dagli queste cariche neutre che, come abbiamo visto, invece tanto neutre non sono. Domanda a sto punto: ma le cariche istituzionali sono neutre? Pensate a 3 casi, imperatrice e regina storici, cancelliera, Angela Merkel, in tedesco Bundeskanzlerin. Allora, anche i tedeschi non erano abituati ad avere una cancelliera femmina, ma quando è arrivata Angela Merkel nessuno si è sognato di chiamarla Bundeskanzler, o se si è sognato di, ha smesso molto precocemente ed è entrato nell'uso Bundeskanzlerin, che Rin in questo caso è l'indicatore femminile. Allora, perfino nelle lingue in cui non c'è il genere, e l'ungherese ne è un buon esempio, perché l'ungherese non ha neanche i pronomi genderizzati, cioè noi abbiamo un unico pronome invece di lui, lei, che è ö, che vuol dire sia lui che lei. Quindi noi, quando formuliamo una frase, non abbiamo nessun problema di genere. I sostantivi non hanno genere e neanche i pronomi hanno genere, sono le cosiddette lingue prive di genere in assoluto, gender neutral si chiamano in inglese. Allora, perfino nelle lingue gender neutral, quando viene fuori la questione del genere semantico, cioè c'è una donna che per esempio ricopre un ruolo lavorativo, si fa il femminile. Cioè, in ungherese è facile perché si aggiunge un suffisso che è nő, che vuol dire donna anche, cioè anche una parola singola, a qualsiasi parola. Quindi ho doctor, dottore, doctor nő, dottoressa, ministerelnök, ministro, ministerelnök nő, ministra. E buonanotte al secchio, perfino nelle lingue che avrebbero il neutro. Allora, questo dovrebbe far pensare che forse riferirsi al femminile a una donna che ricopre un certo ruolo non è uno sghiribizzo femminista, forse è naturale, forse è come funziona nella nostra testa naturalmente la lingua, che istintivamente chiamiamo al femminile
una persona che ricopre un ruolo e che casualmente è donna. Quindi distinguere fra carica, ruolo e appellativo rivolto a una specifica persona. Ci sono però in tutto questo da fare dei distinguo a livello di tipi di femminismo. C'è un femminismo storico, più antico, che era tutto rivolto all'eliminazione delle differenze ed è quel femminismo che spesso ha raccomandato l'uso del maschile sovraesteso. Infatti io non mi arrabbio nei confronti delle donne che si fanno chiamare al maschile, perché è una forma di femminismo anche quello, non la mia, perché io sono più, no, del femminismo di tipo B, quello che celebra le differenze, la famosa petite différence, no? La piccola differenza che c'è fra maschi e femmine. Non so se conoscete questa famosissima, era una sorta di barzelletta che raccontava sempre mio padre, no? C'è, che c'è il grosso convegno in cui finalmente no, si discute di quali sono le differenze fra maschio e femmina, arriva questo famosissimo relatore in francese, che io non vi dirò perché non so bene il francese, che dice: abbiamo verificato scientificamente che fra maschio e femmina esiste solo una petite différence, no? Una piccola differenza. E allora uno si alza in piedi e dice: viva la piccola differenza! No? Con tutti gli annessi e connessi, spero di non essere stata troppo esplicita, professoressa, però ecco, quella differenza porta poi alla lingua declinata o coniugata, io l'ho chiamata coniugata così per scherzo perché ho fatto il doppio senso, ma insomma si capisce, no? All'idea di ricordare che c'è una differenza e quindi di ribadirla anche usando, secondo me, correttamente i femminili professionali. Devo dire che il fine è comune, cioè sia un femminismo che l'altro, non è che lavorano uno contro l'altro, ma vanno nella direzione della parità. Solo che ci sono due tipi di parità, una parità raggiunta nell'uguaglianza, quindi io valgo come un maschio e mi appello al maschile perché non c'è nessuna differenza, e la parità nella differenza. Io valgo quanto un maschio, sono donna, ma come esistono le sarte e le maestre, così devono esistere le ministre e le ingegnere, per dire. Quindi ricordiamoci anche questo schemettino. Vi faccio vedere tanti esempi anche per farvi innervosire quanto basta, no? Allora, qui un'altra persona dice: ho l'impressione che questa stupidaggine, lasciamo stare la sintassi, si fa del sessismo che danneggia principalmente il mondo delle donne. A quando il pediatro, il dentista, il fisioterapista e così via, ma per favore, anche qui, se voi, cioè, credo si potrebbe fare una tesi di laurea solo su un post come questo, perché c'è tutto, c'è il bias, no? La stupidaggine, l'idea che questo danneggi le donne, questo è molto interessante, cioè nel momento in cui si capisce che c'è una donna a fare un certo lavoro, questo ci danneggia. Non è molto chiaro come. E poi il pediatro, il dentista, il fisioterapista, abbiamo già dimostrato in apertura che sono proprio asserzioni sbagliate, ma per favore anche questa chiusa un po' passivo-aggressiva, eccetera, vabbè. Qui c'è un attacco diretto a Lilli Gruber, scusate, bevo. Gruber, sei idiota e con sta storia dei femminili avete rotto le palle e già uno dovrebbe smettere di leggere qui. Architetto non ha femminile in architetta e ce lo dice Pinco Pallinis. Dovresti femminilizzare archi, che vuol dire capo, e non tetto. Tetta è altro, studia e poi riporta e poi fa due errori, che per me sono due cartine di tornasole, perché fino a questo punto, tolto ovviamente l'insulto iniziale che lascia il tempo che trova, il ragionamento potrebbe anche attecchire, cavolo, questo ne sa. Poi mi cita Wikipedia come fonte e poi si svela la sua piccineria, un maschio lo presenti come giornalista, non ha capito niente, cioè questa è la conclusione. Però guardate quanti like e quanti retweet. Probabilmente come voi già sapete, di solito quando un tweet è contestato e non molto amato ci sono molti commenti e pochi like e retweet. Qui invece ci sono tanti like e retweet e pochi commenti, per cui prevale la sponda di quelli che dicono: ammazza, questo è uno studiato, è vero, Gruber è idiota. Ma è lo stesso ragionamento che noi potremmo fare su Pomodoro. Cioè, Pomodoro è in plurale, pomodori è sbagliato perché dovresti declinare al plurale pomo e non d'oro. No? Quindi la forma corretta sarebbe pomidoro, che è vero se io guardo l'etimologia, ma giustamente oggi potremmo dire che pomodori è altrettanto corretto perché la parola si è univerbata e abbiamo perso il sentore dei pezzi della parola, che è normale. Infatti, se io vado sul vocabolario, Zingarelli 2020, a cui faccio ovviamente biecamente pubblicità,
sotto architetto troviamo greco architecton, composto effettivamente di architecton, sostantivo maschile, femminile in A, e poi c'è un approfondimento che io vi consiglio di leggere, che è consultabile sul sito Dizionari Più. Se voi cercate Zingarelli femminile trovate questa pagina che riassume molto bene la questione. Ora, si bucano tutti tranne questo signore che invece ha capito come funziona l'italiano, no? Questa è un po' la presunzione, ma del resto siamo in pieno effetto Dunning-Kruger, no? Avete presente quello che meno sai e più pensi di sapere? Il problema è che tanti gli vanno dietro perché gli fa comodo, perché molto spesso noi, non vi devo spiegare nulla su come funziona la rete, però che spesso la rete funziona molto bene sul confirmation bias, lo sapete, cioè noi andiamo online per avere conferma di quello che già pensavamo, quindi quando le persone mettono like o retweetano un tweet di questo tipo è perché gli conferma esattamente il bias, cioè il pregiudizio che già avevano, non perché qualcuno si è soffermato a dire aspetta, vado a controllare su un dizionario se questa persona sta dicendo una castroneria oppure no. Vabbè, andiamo avanti, anche questo è bellissimo. Se è per questo ministro una parola greca, punto interrogativo, che ha un significato ben definito, aggiungere la A è un sacrilegio, faccina che vomita, ma passi che lo dice la Laura Boldrini che ha grosse lacune culturali e me lo dice di nuovo Pinco De Pallis, ma che venga approvata e difesa da Accademia Etrusca è un vero e proprio delitto per me. Si salva con quel per me finale che è un po' limbo, no? In my humble opinion. È tutto falso. Ma ministro è una parola greca, andiamo a vedere anche ministro, perché poi io vado sempre sul dizionario, no? Allora, voce dotta dal latino ministrum, latino, servitore, da minuster, sapete che i termini asteriscati sono quelli ricostruiti, va bene? Quindi non abbiamo attestazioni dirette di minuster, ma dovrebbe essere così, composto di minus e ter, che indicava opposizione fra i due. Maestro invece è magister, quindi c'è minus e magis, questa la trovo una cosa molto carina. In ogni caso, anche qui il dizionario ci dà tutte le risposte del caso, sostantivo maschile, femminile, a o essa, esisteva anche la forma ministressa, ma oggi è in disuso. Vi prego di segnarvi questa cosa di essa, che poi casomai la recuperiamo fra i commenti. Quindi non è una parola greca, ministra è riportato dal dizionario, e siccome ministro, prima di voler dire ministro, vuol dire appunto servitore, è naturale che ci fosse anche ministra. Già in latino c'era ministra, c'era anche ministra nel senso di amministratrice a un certo punto. Soffermandone un attimo sulla questione etimologica, che per molti pare dirimente, cioè una parola ha diritto di esistere se esisteva già in latino, sembrano dire alcuni, non è vero questo, però diciamo, prendiamo per buona questa asserzione. C'è uno studio molto interessante di una mia professoressa, mia maestra anche, qui dell'Università di Firenze, che si chiama Maria Pia Marchese, e lei si è occupata dei femminili professionali latini, cioè in latino. In particolare lei si è occupata della filiera del tessile, che già anticamente era presente sul corso dell'Arno, no? Quindi è una cosa tradizionale del Val d'Arno, la tessitura, tessile e pelletteria, erano le due cose che esistevano già anticamente. E lei nota che in questi documenti della tarda latinità, allora, molti termini sono al maschile, ma perché nell'ambito tessile, almeno nelle parti quelle più fisicamente pesanti, ovviamente c'erano soprattutto maschi. Questo non toglie che quando arrivava una donna, e quindi bisognava annotare sul diario della fabbrica, diciamo così, che quella era una donna, no? E che anche lei andava pagata, si faceva la declinazione della femminile senza problemi. Per esempio tinctor, il tintore. Poi arriva Maria, che era una tinctrix, e questo viene segnato come tinctrix. Nessuno si sognava di chiamarla tinctor, no? Quindi già i latini declinavano al femminile senza tanti problemi, peraltro. Sicuramente non erano istanze femministe e cose del genere, no? Andiamo avanti, qui di nuovo meraviglioso, nulla di più antisonante, abominevole e offensivo per l'italiano e l'Italia, leggere sindaca, un termine nato dalla più malata frustrazione femminile, signori noi abbiamo sto utero, scusateci, e assecondato dal leccasputo fake istituzioni, meraviglioso proprio questo da incorniciare. Allora una persona dice, ah, quanti paroloni, è una donna, è il minimo declinare al femminile la professione.
Quindi per un uomo bisogna dire astronauto, di nuovo casca l'asino, no? È il minimo sottolineare l'imbecillità di certe donne. Ah, ah, ah. Allora, questo a casa mia si chiama mansplaining, cioè quando un uomo ti spiega come funziona il mondo, che in certi ambienti, diciamo così, italiani, è stato tradotto con questo termine, forse un filino sopra le righe, mi in chiarimento, però secondo me che funziona molto bene. Ricordatevi quando... Succede soprattutto fra maschi e femmine, ma non solo, quando l'uomo dice, vede signora, lei forse non sa che, immagino che possa essere successo anche alla prof qui presente, che a me succede di continuo, vede signora Geno, lei forse non sa che nel 1827 Pinco Pallino ha detto che sì, lo so, casualmente ho studiato proprio l'argomento, però questo è il mio chiarimento, vabbè. Altro esempio meraviglioso, qui vabbè, direttamente dai media, visto che in realtà si parlava anche dei media, titolo bellissimo del giornale, se noi lo analizziamo parola per parola, la cosa più bella è il bias, il pregiudizio che contiene già il titolo, l'inutile battaglia della Boldrini, peraltro Alma Sabatini avrebbe da ridire anche su quella Boldrini, la Crusca sdogana presidente. Allora intanto voi spiegatemi cosa vuol dire a livello linguistico sdoganare, che io aborro, è uno dei termini che proprio non riesco a sopportare, ma la cosa più bella di questo titolo è che se voi poi leggete l'articolo, che è lì online da 4 anni, nessuno l'ha toccato, è che presidente non viene più nominato nel corpo dell'articolo. Il problema è che la maggior parte delle persone si ferma al titolo. E quindi da quel punto di vista è un titolo che funziona benissimo. Infatti se voi googlate l'articolo e andate a leggere i commenti, vedrete che il buon 80% dei commenti si basa solo sulla lettura del titolo. E quindi ormai la Crusca macina solo scorie, e Boldrini cretina, assassini della lingua italiana, eccetera. E solo 1 su 10 dice scusate, ma poi nell'articolo non se ne parla più di questa cosa. Ma allora è tutto falso? È tutto falso. Cioè, Laura Boldrini non ha mai preteso di essere chiamata presidenta, tanto e nemmeno la Crusca ha mai avallato la cosa, ma nonostante tutte le smentite, molte parti ecco, della società, di chi avversa anzi la questione dei femminili professionali, non ha cambiato idea. Questo è il sequel di 2 anni dopo, quando Casellati diventa... sale alla sua carica, c'è questo tweet di Gianni Alemanno che dice presidentessa presidente, chiamatemi presidente, epoca Boldrini archiviata, se non che anche Boldrini ha chiesto di essere chiamata presidente, per l'esattezza la presidente, non ha mai chiesto di essere chiamata presidentessa, è la terza volta che torna la questione del suffisso essa, ormai avete capito che poi ve lo svelo durante la sessione delle domande, però è una cosa importante. Finita qui, per far vedere che sotto il cielo la confusione è tanta, ecco un altro tweet meraviglioso, con il ciaone alla Boldrini è finito anche il patema di dover declinare ogni termine al femminile. Bene fa Alberti Casellati a specificare che lei è presidente del Senato e non presidenta, e giù orgia di like, ma ovviamente Alberti Casellati ha specificato che lei è presidente esattamente come lo era Laura Boldrini. E sapete qual è la cosa più bella di presidenta? A parte che in spagnolo esiste, perché poi soprattutto in Sud America hanno avuto la presidenta e quindi quel femminile è naturale, ma in italiano no. Ma la cosa bella è che fanno sopravvivere la forma presidenta proprio quelli che la odiano. Cioè nessuna donna di quelle che appoggiano l'istanza dei femminili professionali in realtà userebbe mai presidenta, perché sa che non serve. Che presidente come cliente, insegnante, docente, non ha bisogno della A finale. Ed è una di quelle cose buffe, cioè io la trovo un cortocircuito bellissimo, è una parola che ha un sacco di odiatori e gli odiatori sono gli unici che mantengono in vita questa parola, perché appunto in realtà non esiste e non ha neanche nessuna motivazione reale di esistere in italiano, perché basta cambiare l'articolo. Andiamo avanti. Qui di nuovo sul creativo aggiungo, se venissi aggredito da una donna, questa sarebbe aggressora o aggressice, non riesce neanche a scriverlo, una donna che evade il fisco, oltre che stronza, è evasora o evatrice,
perché se vogliamo cambiare la lingua facciamolo, ma per bene. Ragazzo, basta andare a vedere il dizionario, e uno scopre come bisognerebbe dirlo, no? Quando vi dicevo che lo Zingarelli ce n'ha tanti di femminili, professionali o no, cioè aggressore o evasore non sono certo professionali, però viene riportato il femminile anche di questi, quindi non occorre inventarsi forme, facciamolo per bene, appunto, come ci suggeriva il signore. È un uomo che fa l'ostetrica? No, perché finora abbiamo parlato del problema di donna che si infila in lavori che prima erano appannaggio esclusivamente maschile. E il contrario? Quando l'ostetricia si è aperta agli uomini, che cos'è successo? È successo quello che ci potevamo aspettare, cioè che ostetrica è stato declinato al maschile. Questo è un titolo del Corriere di un paio d'anni fa. Come mai l'ostetrico non fa disastri, ma la ministra sì? Ulteriore dimostrazione del fatto che non abbiamo raggiunto, diciamo così, la parità fra i sessi, cioè che c'è ancora molta discrepanza fra come ci si rapporta, diciamo così, alla questione nei confronti dei maschi e alla questione nei confronti delle femmine. Vi ricordo solo che fino a non tantissimi decenni fa esisteva la parrucchiera e il barbiere. Poi è arrivato anche il parrucchiere e nessuno si è mai sognato di chiamarlo la parrucchiera, se è di sesso maschile, come da un po' di tempo abbiamo anche l'estetista maschio. E nella nostra testa, se noi ci riferiamo all'estetista, ok, estetista non si capisce di per sé se è maschio o femmina, ma poi la frase la costruisco attorno al suo essere maschio o femmina. Quindi se io vado da l'estetista Mario, che è un bell'uomo, non mi verrebbe mai in mente che estetista è femminile rivolto al maschio, non so come dire. Quindi secondo me un'altra cosa interessante da osservare è che se noi rigidiamo la questione dall'altra parte, cioè uomini che fanno lavori prima quasi esclusivamente femminili, il problema in realtà non si pone. Questo a me dice una cosa: la questione non è linguistica ma è socioculturale, cioè guardiamoci nelle palle degli occhi e ammettiamo che la questione travalica la lingua e tocca strati molto profondi, stratificazioni culturali molto profonde evidentemente esistenti nella nostra società. Altra cosa che vi butto lì, sono neologismi questi, cioè assessora, questora, minatrice, no, tecnicamente non sono neanche neologismi, perché sono forme che sono previste dalla morfologia dell'italiano e non erano in uso per un motivo molto semplice, il più banale di tutti, perché non servivano. Perché io normalmente nomino ciò che vedo, nomino ciò che ho davanti al naso, e quindi finché non ho avuto bisogno di questora, semplicemente non ho usato questa forma, o rettrice. Quant'è che ci sono rettori donna di università italiana? A parte che sono 5 nella CRUI. L'altro giorno ho incontrato una rettrice che mi diceva appunto che ce ne sono 5 in tutto il contesto di tutta la CRUI italiana, quindi sono ancora una bella minoranza, però adesso si iniziano a sentire rettrici, non rettori donna. Allora, ricordatevi che neologismo è covidiota, neologismo è dronista, neologismo è paninaro, a suo tempo era neologismo, ormai è una roba vecchia, ma ministra, assessora, non sono neologismi, sono, per prendere in prestito una questione un po' filosofica, è come se fossero delle forme in potenza, e quindi erano lì, in agguato, che sono diventate in atto, sono passate a essere in atto nel momento in cui sono servite. Finché non servivano, semplicemente non le usavamo. Ti fanno strano? Mi fa strano, assessora. Sappi che 30 anni fa Tina Anselmi era il senatore Tina Anselmi. Un paio d'anni fa sono balzato sulla sedia quando, guardando Star Wars, il penultimo episodio, si parla della senatrice Organa. Allora sono andata a rivedermi i primi Guerre Stellari, quelli degli anni 70, e lì si parlava del senatore. Quindi questa cosa di senatrice è entrata ultimamente. Ma se è arrivato in un prodotto pop, come la traduzione di Guerre, il doppiaggio di Guerre Stellari, vuol dire che comunque un pezzettino in avanti l'abbiamo fatto, Oggi si parla della senatrice a vita Liliana Segre, non si parla del senatore a vita. Allora, come mai in alcuni contesti questi femminili sono entrati e in altri no? Beh, perché nel frattempo sono successi i social anche, per esempio, che hanno aperto la discussione linguistica a contesti nei quali prima le discussioni linguistiche non si facevano, che da una parte è un grande arricchimento, dall'altra ha complicato un po' la situazione, ma anche di questo casomai riparliamo.
Se questo ti sembra strano, cioè se il senatore Tina Anselmi ti sembra strano, che ne pensi di questo? Il ministro della salute Lorenzin incinta. Questo ti sembra normale? Cioè che un ministro sia incinta? Non posso dire il ministro incinto, no? È chiaro che non posso dire incinto perché ancora di maschi gravidi, beh, c'è qualche esempio, ma le questioni si complicano, diciamo così. Da un punto di vista... diciamo di norma, solitamente sono le donne a portare le gravidanze, quindi perché fare il ministro incinta? Perché il ministro incinta dovrebbe essere più naturale di la ministra incinta? Il ministro è arrivato con una gonna molto corta, o era scozzese e aveva un kilt, oppure era una ministra, ma per qualche motivo proprio non riusciamo a usare ministra. Vabbè, dopodiché c'è... Un terzo ambito che sarebbe bellissimo, ma accenno e basta, che è quello di chi si inventa le terze forme, come un apostrofo avvocato. Allora, mettiamoci d'accordo. Già la situazione è molto complessa, e prima di far passare avvocata ci vuole molto lavoro. Ora, infiliamoci anche la variante un apostrofo avvocato come un apostrofo ingegnere e poi assistiamo all'esplosione dei cervelli tipo Mars Attacks. Forse non ne abbiamo bisogno, cioè essendoci avvocata forse non abbiamo bisogno di apostrofare il maschile per fare una sorta di altro femminile. Vabbè. Faccio notare un'ultima cosa e poi vi lascio la parola, anche perché ho parlato QB. Ogni parola ha almeno due livelli di significato, cioè un significato diretto e poi un surplus di significati che noi accostiamo, diciamo, a torto o a ragione a una certa parola. Per essere più chiara vi faccio tre esempi. Maestro, maestra, segretario, segretaria, direttore, direttrice. Ora, quando io parlo di connotazione mi riferisco al fatto che maestra, segretaria e direttrice in molte persone fanno partire un flusso di pensieri meno positivi, diciamo così, che maestro, segretario, direttore. E da cosa lo capisco? Beh, dal fatto che maestra, tutti pensano subito a quella dell'asilo o della scuola elementare. Se mi riferisco a una persona che dirige l'orchestra, mi viene da dire maestro, anche se è donna, il maestro d'orchestra Alessandra Beccarisi. Perché? Perché è maestra, ma maestra si riferisce a quelle delle scuole. Il segretario o la segretaria, il segretario di Stato fa un'impressione diversa dalla segretaria di Stato, perché segretaria mi fa pensare subito alla donna che fa l'assistente del capo. A tale proposito vi consiglio di vedere un film che a me è piaciuto molto, anche se è molto statico, che si chiama The Assistant, l'assistente, che parla della vita di una, appunto, assistente speciale, una segretaria speciale, chiamatela come volete voi, in un contesto un po' alla Weinstein, no? E quindi sottoposta a varie angherie patriarcali, ma molto sottili, non c'è violenza, non c'è niente, ma è proprio le microviolenze che si subiscono quando si lavora in queste posizioni. Allora, anche qui, ma Condoleezza Rice non poteva essere chiamata segretaria di Stato perché sarebbe sembrata la portacarte di qualcun altro, ma non è vero. Cioè, noi possiamo cambiare la connotazione della parola. Se le segretarie di Stato e le segretarie di partito, quando ci saranno, iniziassero a usare segretaria come segretario, la connotazione negativa o sminuente, ecco, di segretaria se ne andrebbe, così come direttrice. Allora, noi normalmente, scusate, c'è qualcuno che ha il microfono acceso. Allora, noi normalmente a direttrice, quando diciamo direttrice, pensiamo a direttrice di un collegio, mentre il direttore, per esempio, è il direttore di un giornale. Allora, per evitare questa connotazione negativa del femminile, ci sono delle direttrici di quotidiani che si definiscono direttora. Allora, dal punto di vista linguistico, far proliferare delle varianti non ha molto senso, perché in qualche modo indebolisce la questione. Avrebbe molto più senso prendere e continuare a usare la parola direttrice, facendo sì che con l'uso si mondasse di questa connotazione vagamente scolastica. Cioè, il diverso significato di maestra, segretaria e direttrice sta solo nel nostro cervello, non sta nella parola in sé. Quindi ben vengano le maestre d'orchestra, le segretarie di Stato e le direttrici di quotidiani.
Basta abituarsi, le connotazioni si possono cambiare. Quindi, io non voglio convincere nessuno, ma vi consiglio di fare tre cose. Uno, decidere come definirvi, maschio o femmine che siate, chiedere alle altre, soprattutto donne in questo caso, come vogliono essere definite, e soprattutto, che è la cosa principale, non deridere la scelta altrui. Cioè, il grosso problema che io vedo oggi è che non si riesce a mandare avanti un dibattito pacato, perché si arriva subito ai coltelli. Io non arrivo mai ai coltelli, però mi definisco gestrice del profilo Twitter. Qualcuno alza il sopracciglio e questo però diventa motivo per discuterne. Così come io uso lo schwa per le pluralità indistinte, poi casomai ci torniamo nei commenti perché avremo tempo di farli, e quando qualcuno mi chiede ma cos'è quel simbolino strano, quella E rovesciata che tu metti quando dici cari tutti e invece scrivi car tut con questo simbolino finale, allora io spiego come uso lo schwa, che è la vocale indistinta per eccellenza, voi siete universitari, sapete cosa vuol dire, e questo genera una discussione. Ma non vado in giro a staccare teste dicendo se ti definisci avvocato, sei donna, sei vittima del patriarcato introiettato. Non lo penso. Penso semplicemente che ci vuole un po' di tempo perché i cambiamenti linguistici arrivino, diciamo, a maturazione. Però vorrei ricordare una cosa. Io non ne faccio una questione bellica, non è una guerra, poi ultimamente si è pure abusato troppo, no, della metafora bellica, ma è semplicemente la realtà che cambia. Cioè, prendiamo atto del fatto che la lingua deve rappresentare in maniera il più possibile precisa e icastica la realtà. Una volta donne in certi ruoli professionali non c'erano e quindi non c'erano le parole per definirle, non erano in uso. Adesso le donne in certi ambiti professionali ci sono e quindi ben vengano le definizioni al femminile. Perché ricordatevi una cosa, quando noi nominiamo qualcosa, contribuiamo a farlo vedere meglio. Quando noi non nominiamo le cose, quelle cose si vedono un po' meno. E finisco ricordando una parola che avevo già ricordato parlando prima, cioè petaloso. Ve la faccio vedere da un altro punto di vista. Io ero dietro le quinte quando è successo il casotto di Petaloso, però che cosa fa il bambino Matteo all'epoca 8 anni quando inventa l'aggettivo petaloso? Dà il nome a una caratteristica che in realtà tutti noi abbiamo sempre avuto davanti al naso, cioè noi abbiamo sempre visto che ci sono fiori con tanti petali. A nessuno di noi era venuto in mente di chiamarlo, di dare nome a questa cosa, di chiamarlo petaloso. Lui lo fa e quindi cosa fa facendo questa scelta? In sostanza fa sì che tutti vediamo meglio una cosa che è sempre stata davanti al nostro naso. Allora, i femminili professionali funzionano un po' allo stesso modo. Io vi ringrazio e a questo punto apriamo le domande, se Alessandra vuole. Un attimo perché mi hanno suonato il campanello, ma un secondo, purtroppo devo fare tutto da sola. Magari approfittiamo di questo minuto di pausa, è già arrivata una domanda, una suggestione da Gioia. Se ci sono altre domande che naturalmente sollecito, potete scrivere in chat, in particolare, ripeto, da parte degli studenti dell'università. Appunto. Vado che ci avevo lezioni, scusami. Vai. Ciao. Ciao. Niente. Perfetto, grazie. Sì, quando scusatemi, in casa è sempre un po' difficile. Mamma mia, no, poi c'ho i gatti da una parte, invece, vabbè, una faida condominiale dall'altra. Ok, sono tutta vostra, scusatemi. No, grazie a te, anche perché insomma, chi insegna in teledidattica, forse gli studenti lo sanno, chi sta a casa con il famoso smart working, sa che lavorare a casa al computer anche per più di 10 ore al giorno, diciamo, non è esattamente la cosa più facile, è tutt'altro che smart, diciamo. Io volevo ringraziare Vera per questa bellissima lezione, sono contenta che sia arrivata anche a concludere questo laboratorio, perché ha toccato dal suo punto di vista e sulla base delle sue competenze, della sua formazione, degli aspetti che noi abbiamo visto nelle lezioni precedenti, non soltanto in quella di Lorenzo Gasparrini, che è stato citato in questa occasione, ma anche per esempio nella lezione di Anna Maria Cherubini, questo è il libro di Lorenzo, che appunto ha parlato dell'invisibilità delle donne, che passa spesso nel non nominare le donne.
nel far passare per esempio una scienziata che vince il premio Nobel come la moglie dello scienziato che vince il premio Nobel, nel non trovare le parole adatte per definire una professione, e allo stesso tempo abbiamo ritrovato per esempio quanto ha affermato Elena Lorenzi, che si occupa appunto di politiche di genere, studia le politiche di genere, le questioni legate al femminismo per la nostra università, proprio rimarcando che la questione delle desinenze femminili è molto di più di una semplice questione linguistica, come cosa che ha dimostrato benissimo Vera oggi, non è semplicemente legata a questioni grammaticali o questioni legate alla lingua, perché se fosse solo questo non ci sarebbe tutta questa discussione che tocca le desinenze femminili e che, come oggi ho mostrato molto bene, Vera appunto riguarda soltanto le professioni al femminile, ma soprattutto le professioni di un certo tipo. Non ci sono grandi polemiche per professioni di minor valore, cioè considerate di minor valore anche se in sé non sono naturalmente di minor valore. Certo. Il problema nasce quando alle donne rivendicano la giusta visibilità per professioni che fino a questo momento sono state di esclusivo appannaggio maschile. Quindi diciamo, la ringrazio moltissimo veramente per aver concluso questo laboratorio con questa interessantissima lezione, e poi ritengo che la lezione di Vera sia stata anche una ottima lezione di metodo, che è un metodo che vorrei in qualche modo condividere anche con i miei studenti o anche le persone interessate, ma in particolare con i miei studenti. La fonte è importante. Se volete polemizzare, polemizzate pure, ma fate riferimento a delle fonti importanti. Non Wikipedia, naturalmente, come il Pinco Pallo che è stato citato prima, ma persone, fonti autorevoli. La conoscenza, prima di iniziare qualsiasi polemica che si basa io penso che, a me non piace questo, io preferisco quest'altro, che sia almeno basata su una conoscenza un po' condivisa. Mm-hmm. Quello che ha mostrato molto bene oggi Vera è che, per esempio, tanti nostri pregiudizi, mi metto in causa anch'io, perché io ero una di quelle che non amava le desinenze al femminile, mm-hmm. anzi, orgogliosamente mi facevo chiamare professore, molte di queste questioni si possono risolvere tranquillamente conoscendo la lingua italiana, mm-hmm. le regole della lingua italiana, molto banalmente. Mm. Cioè, vorrei aggiungere una cosa. Prego, vai. No, scusami, vorrei aggiungere una cosa che secondo me è sintomatica ed è anche un po' preoccupante del pensiero che noi donne abbiamo a volte. Cioè, io sento molto spesso, soprattutto ingegnere e avvocate, che mi dicono: ho lavorato tanto per raggiungere lo status di avvocato o ingegnere, adesso non voglio diluire questa soddisfazione facendomi chiamare ingegnera o avvocata. Allora, la controdomanda che io pongo è: perché senti il femminile come sminuente rispetto alla forma maschile? Cioè, vorrei ribadire che spesso il problema principale delle donne siamo noi donne che ci sentiamo sminuite a essere chiamate al femminile. E questo, secondo me, è di nuovo una cartina di tornasole interessante di un pensiero molto involuto, no? Poi dire non voglio rimarcare la differenza, però quando tu hai un sarto, cioè una sarta, una parrucchiera, un'operaia, una cassiera, il problema non te lo poni, ce lo poniamo in generale quando si parla di posizioni appunto apicali. Ma anche lì posso capire professore, professoressa, perché di nuovo questo essa è talmente ingombrante come suffisso che effettivamente è un po' straniante. Professoressa, no? Poi diventa una cantilena, professoressa, soressa addirittura, no? Perché poi c'è l'evoluzione in soressa. Non è un caso, e a questo punto posso spoilerare, no, il finale, non è un caso che... i femminili di nuovo ingresso tendono a evitare il suffisso essa, perché il suffisso essa nasce in un momento in cui evidentemente, per questioni socioculturali, anche a livello linguistico c'era molto bisogno di far vedere l'ingombranza del femminile, no? E quindi abbiamo dottoressa, studentessa, professoressa, che pure sono grandi conquiste, cioè nel senso va bene che ci siano, però in fondo, se ci pensiamo bene, in un altro momento storico forse avremmo avuto professora, avremmo avuto studente, la studente e la dottora, no? Invece abbiamo le versioni in essa. Allora,
Un consiglio linguistico è: non ha senso intervenire sulle forme già acclimatate, no? E quindi iniziare a usare professore adesso potrebbe addirittura essere controproducente nei confronti della causa, se vogliamo chiamarla così. Però potrebbe anche succedere che, così come riusciamo a far entrare nell'uso avvocata, perché avvocatessa non è mai stato troppo amato, o sindaca, perché sindachessa indicava la moglie, oppure presidente invece di presidentessa, perché anche lì si indicava la moglie, può essere che col passare del tempo le donne inizino a chiamarsi professora e dottora, chissà, potrebbe anche succedere. Sì, insomma. Come in America Latina, infatti hai ricordato questo esempio. In America Latina siamo tutte dottore, dottora, professora, anzi professora sì, con una F, e questa cosa la... Ecco, da quando in America Latina mi hanno chiamato professora, ho abbandonato ogni remora, va bene così. Allora, io non mi dilungo, vero, ci sono già tre interventi. Okay. Il primo, preferisci rispondere dopo o uno ciascuno? Sì. Vediamo come sono le domande, perché se sono complicate allora, faccio via via. Ok, riguardo al suffisso appunto essa, il suo impiego non è giustificato dall'esistenza dei nomi di genere mobile? Forse le remore insorgono realmente quando i sostantivi hanno a che fare con il lavoro e ancor più con le cariche istituzionali. Pertanto, come lei ha accennato, si tratta di una questione socioculturale, ma anche, a mio avviso, di consuetudine cristallizzata nel linguaggio parlato molto diverso da quello scritto. Non ho ben capito, ma sì. Scherzo. No. La domanda era, non è giustificato dall'esistenza dei nomi di genere mobile, essa, il suffisso cioè, essa. Sì, è una delle possibilità, cioè è uno dei formanti possibili del femminile, ma quello che stavo dicendo già prima, è stato in uso soprattutto in uno specifico periodo della lingua italiana e oggi viene un po' messo in secondo piano perché nella maggior parte dei casi non c'è bisogno di un suffisso così ingombrante, no? E quindi possiamo fare dei femminili cosiddetti a suffisso zero, come sindaco, sindaca, senza fare questo essa. Come dicevo prima, per i nomi femminili già acclimatati in essa, diciamo che è inutile, abbastanza inutile intervenire, perché intervenire a posteriori su qualcosa che già funziona in ambito linguistico è sempre molto pericoloso. Però questo non esclude che si possa, insomma, se ci fosse una generazione, non lo so, di professoresse o studentesse che inizia a usare in maniera massiccia la studente o la professora, è probabile che si possa anche cambiare l'uso. Però è vero che la consuetudine conta moltissimo in ambito linguistico. È per questo che io non faccio le barricate, cioè che se tu, donna, ti definisci avvocato, non vengo a staccarti la testa, perché penso che sia controproducente. Cioè, parliamone. Spiegami perché preferisci chiamarti avvocato, se dici delle castronerie te le smonto, come le persone che dicono no, ma la mi dicevano ieri in un altro contesto, dice conosco un aspetta, com'è, cos'era il ruolo? Direttore responsabile, allora una direttrice responsabile che insiste a farsi chiamare direttore responsabile dicendo perché legalmente la definizione è direttore responsabile, ma che sul documento legale ci sia scritto direttore responsabile non vuol dire che io non mi possa rivolgere alla persona chiamandola direttrice, capito? Allora in quel caso io ti spiego dov'è il busilli, dov'è la cosa che forse non hai compreso appieno. Poi se vuoi continuare a farti chiamare anche imperatore dell'universo, per me è indifferente, insomma, alla fine non è una battaglia, questo è un po' il punto. Grazie. La seconda domanda, sempre di questa di Giada, se non erro si nomina in ambito ecclesiastico, per riferirsi a Maria, la terminologia di avvocata nostra. Quindi mi chiedo come mai in quel caso viene accettato e poi in altri casi fa storcere il naso la destinenza femminile della professione. Perché è abitudine, perché nella preghiera va bene, avvocata nostra ci piace, ma avvocata accostato a quel mestiere blasonato che è quello dell'avvocatura, invece no, di nuovo consuetudine. Anche ministra è in uso da sempre. Per esempio nei culti dove il culto viene amministrato da una donna, quindi c'è la ministra del culto, è tutto naturale. E fra l'altro c'è anche nel neolatino del Vaticano, cioè
in questo latino moderno che il Vaticano usa, per esempio, per le encicliche papali, no? Perché i documenti ufficiali del Vaticano sono ancora scritti in latino. Come fa il latino a avere i termini moderni, tipo televisione, eccetera? Beh, li costruiscono in maniera analitica, no? E allora, per esempio, c'è cassiera, che è ministra numularia, no? Cioè l'amministratrice della pecunia, dei soldi. E su quello nessuno ha mai avuto da storcere il naso, no? Per cui anche prendersela con ministra non ha molto senso. Ma se poi togliamo anche la motivazione che gli altri sarebbero neologismi che vanno a ledere la purezza della lingua italiana, no? Perché ho detto che non sono veri e propri neologismi, ci rendiamo conto che è un po' una questione di lana caprina, insomma. Anche richiamo all'etimologia, voglio dire. Ecco. Grazie. E c'è una terza domanda, poi vorrei fare una domanda io, intanto se ci sono altre richieste si possono... Di Asia, che in realtà è una domanda che era stata già posta a un'altra relatrice del laboratorio e che trovo anche complessa. Quindi, perché il termine maschilismo ha un'accezione negativa e femminismo invece positiva? Io credo che dipenda dal ruolo diverso che hanno, cioè dal ruolo, dallo status sociale diverso che hanno maschi e femmine. Nel senso, femminismo non vuol dire esattamente essere a favore delle donne. Secondo me il femminismo è rendersi conto che le donne sono una parte al momento più debole della nostra società da un punto di vista di diritti sociali, di situazioni, cioè lo vediamo anche nella situazione attuale, su chi ricade il grosso del lockdown, delle conseguenze anche delle chiusure delle scuole. Poi se volete vi racconto un aneddoto personale, perché io ci sono dentro fino al collo. Allora, dicevo, non è una cosa a favore delle donne, ma a favore della parte più debole della società. I maschi non sono la parte più debole della società, cioè è inutile che ce la cantiamo e ce la proviamo a spiegare, eccetera, ma il povero maschio fuori dal contesto dei normi incel non esiste. Cioè, gli incel sapete cosa sono, no, Alessandra? Il movimento degli... Ecco, allora ve lo dico, incel sta per involuntary celibate, cioè celibe involontario. E se voi googlate online troverete delle cose terrificanti. Allora, gli incel sono dei maschi che accusano le donne della loro impossibilità di accoppiarsi. Cioè è tutta colpa delle donne perché le donne vanno dietro o agli uomini belli o agli uomini ricchi e quindi i normie, i normali, non hanno chance perché noi donne ovviamente i normali non li guardiamo. Ed è una sacca di maschilismo, ma di quello proprio più... non potete capire, ecco, che a confronto le cose che hanno detto a Silvia Romano sono dichiarazioni d'amore. Quindi vi consiglio di andare a vedere i gruppi incel su Facebook e vi si aprirà un mondo. Comunque, la narrazione del povero maschio vittima della femminista radicale c'è solo nella testa di questi gruppi estremisti. Cioè, in realtà, se uno guarda la situazione della società italiana, la donna continua a essere l'anello debole. Ecco perché femminismo ha un'accezione che tutto sommato è di protezione di una parte della società, mentre maschilismo no, ma perché il ruolo del maschio nella società di oggi è diverso. Volevo fare un altro esempio che avevo sulla punta della lingua. Mi fanno la stessa obiezione su femminicidio. Sì. Se esiste il femminicidio, perché non esiste il maschicidio? A parte che, cioè, si usa, non è ancora nei dizionari, ma il termine maschicidio esiste. Ma vi dico io perché non è così rilevante, perché è molto molto più raro l'omicidio di un maschio in quanto maschio che non l'omicidio di una donna in quanto donna. Cioè, il femminicidio è un problema sociale grosso che noi abbiamo, perché nasce dall'idea che la donna sia una sorta di oggetto di cui disporre a piacimento. Ecco, la donna che uccide il partner è una rarità rispetto al partner maschio che uccide una partner femmina. E un po' la questione maschilismo-femminismo è la stessa. Non vi convince il discorso? Andate a vedere le tabelle Istat sulla quantità, su da chi sono uccise le donne e da chi sono uccisi gli uomini. Io ce l'ho a pagina 203 di Femminili Singolari. I dati sono del 2017, ma non sono cambiati. Allora,
234 omicidi maschi morti per mano violenta versus 123. Quindi il primo dato è: i maschi muoiono più spesso delle femmine di morte violenta, quindi provocata da qualcun altro, ma il bello sono gli altri dati. Allora, vittime di omicidio secondo la relazione con l'omicida. Maschi uccisi da partner e ex partner, 8 su 234. Femmine uccise da partner o ex partner, 54. Volete risposta perché si parla di femminicidio e non di maschicidio? Questi sono i dati. Durante il lockdown sono state uccise 11 donne dai loro partner. Anche questo è abbastanza singolare. Se ne è parlato pochissimo, perché eravamo presi da altre cose. 11 donne in 2 mesi di serrata. Infatti, cioè, questo significa che il femminicidio fa riferimento a un delitto molto particolare. Non è semplicemente una donna che viene uccisa, per esempio, durante una rapina, durante un sequestro, è una ma donna viene uccisa in uccisa quanto donna? quanto donna nella relazione con il suo omicida. Infatti, normalmente le donne che sono vittime di femminicidio sono mogli, sono partner, sono figlie. Sono Quante figlie sorelle? abbiamo? Sono sorelle. E Sono anche rientrano nel madri, sono anche meccanismo di madri. potere fortissimo. Sì. E abbiamo Scusate visto, per se ho esempio, fatto l'arringa, ma questa è una cosa importante no, da ma sottolineare. è importante chiarire. Abbiamo visto, per esempio, anche con Loredana, quando si parla di femminicidio, anche il modo in cui viene raccontato il femminicidio in qualche modo agevola il consolidarsi di un pregiudizio. Ammazzata per troppo amore. L'amava troppo, Vabbè, quindi l'ha uccisa. ultimamente, non sai, di un po' di giorni fa, picchia la moglie senza motivo. Ah sì, quello sì. Arrestato. No, perché se invece c'aveva un motivo, faceva bene a picchiarla. Poi qualcuno ha detto: no, ma perché c'è la fattispecie legale, no? Ci sono i futili motivi. Dilla meglio, no? Quindi arrestato con l'aggravante dei futili motivi, ma picchia la moglie senza motivo, sembra un po' una presa di Sì, giro. Comunque. sembra molto da Mercante di Venezia di Shakespeare. Sì, O esatto. da Comunque. la bisbetica tomata di Shakespeare. Comunque, io ne posso leggere Ritorno un nel Cinquecento. pezzettino una cosa? C'è tempo, Alessandra, ancora un attimo? Alessandra? Vai, Posso? vai, Par vai. ah, ok. No, io in femminile Sì, singolare, sì, sì. a parte mettere questa tabella Istat che vi ho in parte accennato, e quindi 3% dei maschi uccisi dal partner, 35,8% delle donne, a cui poi si aggiungono i dati sugli ex partner. Io riporto un articolo di giornale su cui ho avuto molto da ridire e, come al solito, io ho fatto arringa su Facebook, che riguardava il delitto Pomarelli. Non so se vi ricordate che era questa ragazza che è stata uccisa dal suo migliore amico. Il suo migliore amico è, il suo migliore amico si fa per dire, un attimo di background, Elisa Pomarelli era lesbica. Ma questo è venuto fuori solo in una seconda fase, però lo dico non perché abbia qualche rilevanza, ma perché era proprio evidente che non c'era trippa per gatti, come dire, no? E questo suo migliore amico invece era un po' il matto del paese, cioè un po' strano, no? Una persona che viveva molto spesso nei boschi, eccetera, cioè una relazione comunque un po' particolare, no? E lei viene uccisa, lui ne occulta il cadavere per 2 settimane e poi, quando finalmente esce allo scoperto, dice anche che era un raptus, che è stato un raptus, no? Un raptus durato 2 settimane, come giustamente sottolineò all'epoca Michela Murgia, raptus più lungo della storia dei raptus. Quando viene fuori la questione, intanto i giornali titolano Massimo Sebastiani, il gigante buono. Giustamente, no? E allora Christian Raimo fa questa chiosa e dice: gli rompi il cazzo fino alla morte, l'ammazzi proprio, occulti il cadavere, sparisci per 15 giorni, gigante buono, pensa se eri nano stronzo. Secondo me, no? Ok, ma la cosa bella è esce un articolo scritto da un giallista, che già a me esplode il lobo frontale. Cioè, c'è un femminicidio. Abbiamo un problema della comunicazione dei femminicidi in Italia, questo è evidente. A chi assegni di scrivere un articolo? A un giallista. Vabbè, ti stai a scavare la tomba, no? Ti stai segando il ramo sotto i piedi. Vi leggo un passaggio di questo meraviglioso articolo che io ho dissezionato, anche provocando ovviamente grande odio, no? Nei miei confronti. Vabbè.
Tra i due forse un equivoco e un gioco alla fine pericoloso. Lui diceva che era la sua fidanzata, ma lei precisava sempre che il legame era solo di amicizia. E forse è proprio in questo scarto di intenti che è maturato il delitto. Una storia che andava avanti da parecchio tempo, sempre appesa a questa incomprensione di fondo. Cioè, te l'ha detto in tutte le salse, guarda, sono lesbica, non mi interessi, incomprensione di fondo. Dove le intenzioni e i fini non combaciavano. Una storia con presupposti troppo fragili per potersi trascinare a lungo. Quale storia? Quali presupposti? Lui insisteva, la incalzava e ogni volta lei precisava il confine entro il quale doveva stare la relazione. Non era una relazione, era un'amicizia. Un confine che forse alla lunga è risultato frustrante per Stefano, per Sebastiani, un uomo che tutti descrivono molto istintivo, un po' selvaggio, capace di arrampicarsi sugli alberi e di correre a piedi nudi sulla ghiaia. Un bruto. No, ma cioè, che ci può fregare? Qual è l'importanza del fatto che lui corresse a piedi nudi sulla ghiaia? Cioè, a cosa serve questa narrazione? Se non a mettercelo in luce positiva, tanto è vero che i commenti al mio post sono meravigliosi. Per esempio, uno dice: senza giustificare il gesto, ci vuole del coraggio a non voler vedere lei che ha portato avanti il non rapporto per 3 anni facendosi portare a giro pranzi e cene invece di troncare immediatamente. Ma è sempre l'uomo a essere brutto e cattivo. E un altro. Allora, lui è un omone gigante e semplice, selvatico e poco istruito, che vive nei boschi, mezzo pazzo. Lei, una donna normale a cui piacevano le donne. Lui la voleva, lei no. Lei voleva lui solo come amico. Questo rapporto asimmetrico è andato avanti 3 anni. Lei si è fatta portare a pranzi, cene, vacanze, escursioni nei boschi. Lui voleva di più, invece veniva rifiutato sistematicamente ogni giorno. Lei, invece di lasciarlo, l'ha tenuto al suo fianco e lui ha sofferto. E stiamo parlando della sofferenza di una persona di scarso intelletto e mezza pazza. Lui, dopo 3 anni all'ennesimo rifiuto, l'ha uccisa. È semplicistico definire lui un mostro e lei una vittima. Cioè... E questa è gente che io ho su Facebook, peraltro, eh? Cioè, nel senso, non sto parlando di un convegno di incel, sto parlando di gente che comunque prima di questa cosa mi frequentava, poi sì, forse adesso... anche tolti, però sì, Vera, io vorrei dare la parola adesso ad un altro ragazzo, ci sono altri due interventi. Scusate, però faccio un inciso. No, fai benissimo, perché le cose che ha letto Vera adesso è anche un modo per rispondere all'osservazione di prima, perché femminismo ha un valore positivo, femminicidio indica una cosa molto precisa, e tra l'altro perché diciamo certi abusi di potere, perché il maschilismo è un abuso di potere, è l'abuso della parte. Ti abbiamo perso. Voi che avete accesso alla chat, avvisatela. Più che forte sulla parte più debole. Questo... Ti avevamo persa. Sì, no, è perché la mia connessione non sta funzionando bene. Volevo dire che il motivo per cui femminismo ha un valore positivo, come diceva, e maschilismo invece ha una connotazione più negativa, è perché il maschilismo è l'abuso di potere della parte forte sulla parte debole. E che sia un abuso di potere lo dice la storia, lo dice la storia della filosofia, lo dice la storia della letteratura, lo dice la storia con la S maiuscola, cioè la storia che noi viviamo, quindi non è un dato che dipende da noi e che può essere contrattato o frutto di una convenzione. Ed è tanto vero che i passi a cui faceva riferimento Vera relativamente a questo delitto che mi ha impressionato, questo come tanti, del fatto che le donne prendono in giro gli uomini, li portano in giro, si fanno offrire le cene, quindi sono spesso commenti che trovo fare da ragazzi e ragazze, per esempio su una pagina come Spotted Unile, o sai che ci sono queste pagine, sì. C'era, adesso non so se c'è più, mi è capitato di vedere le discussioni che si sviluppano tra gli universitari e si usano esattamente gli stessi toni. Quindi le donne sono colpevoli di farsi offrire le cene o di non farsele offrire, di prendere in giro i maschi, e quindi se sono trattate in una certa maniera se lo meritano pure. Cioè, non sono, come dire, espressioni di invasati su Facebook che non hanno la cognizione del bene e del male. Sono anche ragazzi universitari.
Allora, faccio velocemente due interventi. Faccio riferimento a due interventi, uno di Christian, che ha in realtà due domande molto interessanti, che tra l'altro si legano anche a un intervento che volevo fare io. Dato che il linguaggio educa a pensare diversamente, secondo lei queste resistenze linguistiche per le cariche istituzionali, per esempio, sono volute e alimentate dal potere politico dominante e conservatore per rallentare un vero progresso verso la parità dei sessi? Prima domanda. Seconda, il potere politico ha paura di legittimare un pensiero che può portare un vero progresso non totalmente controllato? Sarebbe bello saperlo, non lo so, credo che a volte sia anche lecito dire che non si sa. Mi viene in mente una cosa che mi è stata di cui abbiamo parlato con alcune critiche femministe in un evento di qualche settimana fa sul male gaze, cioè sullo sguardo maschile. E lì il riferimento era a sceneggiature, film, telefilm, Hollywood, eccetera. Però quello che dicevano queste due critiche era: nell'ambito dello spettacolo, noi prendiamo per neutro lo sguardo maschile, dato che lo sguardo maschile è lo sguardo ampiamente prevalente in quell'ambito lì, cioè produttrici donne, registe donne, eccetera, sono poche. Quando lo sguardo è femminile, si nota. Per esempio, vi consiglio di guardare Unorthodox, la miniserie, può piacere o no, ma tutta la filiera è dominata da donne e secondo me si vede, però ecco, la butto lì, vi ricordatevi Unorthodox. Può essere una questione anche in ambito politico di male gaze, cioè di punto di vista prevalente, che non è volutamente negativo, cioè non presumo che ci sia davvero una volontà di dolo nel non considerare certe cose o nel resistere, diciamo così, anche all'utilizzo dei nomi al femminile, dei nomi declinati. Forse è semplicemente la prevalenza dello sguardo dominante che è preso come neutro, cioè non si sentono maschilisti quelli che fanno questi ragionamenti, semplicemente li danno per naturali, capito? Cioè forse quello su cui bisogna lavorare è la percezione che lo sguardo maschile non è uno sguardo neutro, è uno sguardo maschile. Che non è peggiore o migliore dello sguardo femminile, è quello più diffuso, però. Non so se si capisce. E a questo proposito, ti posso fare la domanda che volevo farti all'inizio. È una cosa che ha sottolineato anche Elena e su cui tu, en passant, sei tornata oggi. Per esempio, in Spagna, nei paesi dell'America Latina, in Germania, non c'è nessun problema a utilizzare le desinenze femminili nelle professioni. In alcuni casi sono di nuova generazione, in altri casi invece è un uso consolidato. Perché proprio in Italia abbiamo tutti questi problemi? Per esempio, la Spagna è altrettanto cattolica dell'Italia, forse addirittura di più. Sul machismo-maschilismo forse ce la giochiamo con la Spagna. Sì, è vero. Perché in Italia la resistenza è più forte rispetto ad altri paesi? Lasciamo stare, vabbè, la Svezia e la Norvegia, vabbè, quelli sono, diciamo, fantascienza, ma diciamo, se No, ci allora, guarda, francamente non lo so, perché da una parte verrei a dire gli italiani sono più allergici alle imposizioni linguistiche anche per via del fascismo, però in fondo anche in Spagna hanno avuto momenti, franchismo. hanno avuto il franchismo, appunto, per cui non lo so, non lo so. Questa è una buona domanda. Può dipendere dal fatto che siamo ancora più cattolici perché abbiamo il Vaticano in casa, ma non lo so, perché su certe cose il Vaticano è anche più aperto di Infatti. alcune frange, soprattutto adesso, insomma, mi sembra che il problema si ponga molto meno. Francamente, non lo so. Non lo so se è qualcosa di iscritto nel nostro DNA, se dipende dal clima, se dipende dall'alimentazione, no, non ho idea, non ho idea. Però è vero che mentre è facile fare il paragone con i paesi della Scandinavia, dove chiaramente sono più avanti, eccetera, eccetera, su come mai anche la Francia, beh, forse la Spagna, scusate, forse la Spagna ascolta di più la Real Academia Spagnola che obtorto collo, ma delle dichiarazioni inclusive anche nel senso dei femminili l'hanno fatta, anche se ci hanno messo parecchio anche loro. Quindi no, non saprei, non saprei. Dipende anche dalla mancanza di un organismo centralizzato che prende decisioni in campo linguistico. Può essere, perché forse la mancanza di un'Académie française o di una Real Accademia Spagnola rende tutto più sfrangiato, cioè appena una Crusca o una Treccani o qualcuno si dichiara pro, viene bollata come
come vetero-sinistra praticamente, no? Sì, perché... non lo so, però non, più di così non so rispondere. Cioè, in Italia, no, oltre a 60 allenatori di calcio, abbiamo 60 milioni di linguisti, 60 milioni di esperti di relazioni internazionali, di teologi, filosofi, scienziati, virologi, eccetera. Non lo so, però è un dato interessante. Sì, è vero. C'è un'altra, in questo caso non è una domanda, ma è una suggestione, così, una che è risultata dalla tua lezione. Gadamer, in una meravigliosa pagina di Verità e Metodo, la suggerisce Mario Lamorgese, parlando dell'alterità, in una prospettiva che vede il linguaggio come rivelatore dell'essere, riconosce nella fusione degli orizzonti la possibilità di un riconoscere l'altro, l'altra, nella sua dignità, pur mantenendo le differenze e la tensionalità, livello storico, di genere, eccetera. Da questo punto di vista mi pare di poter affermare che il linguaggio sessista e le questioni affrontate oggi ci portano a considerare che il lavoro sull'uso delle parole deve essere accompagnato da un rinnovamento dei paradigmi educativi, talvolta orientati ad una impostazione maschile della società. Sì. Grazie della lezione, poi ringrazio per la lezione. No, no, è assolutamente vero, fra l'altro un contesto che sta cambiando molto lentamente, molto molto lentamente, è quello dei libri di testo, cioè si sta facendo un gran lavoro negli ultimi anni per rimuovere i cosiddetti esempi sessisti anche dai libri di testo, ma quel sessismo non cattivo, cioè quello tipo la mamma lava i piatti mentre il papà legge il giornale. Però, siccome agiscono su giovani menti, forgiano un modo di vedere, capito? E l'altro giorno, per la festa della donna, mi è stato chiesto di leggere delle testimonianze di mamme lavoratrici e dei loro problemi anche dovuti a tutta la situazione del coronavirus, eccetera, e per me era terrificante vedere che alcune dicevano «Vabbè, mio marito non aiuta, come sempre». Ed era un dato di fatto, cioè, come dire, non gli ho tirato una sportellata in faccia perché non mi aiuta nella gestione quotidiana. È normale, è un uomo, no? E questo ha radici molto profonde. Questo è il famoso patriarcato introiettato, che io mi sposo ed è normale che mi sobbarchi tutta la gestione della casa, più il telelavoro, più i figli, perché mio marito fa altro. Cioè, queste sono le cose su cui noi dobbiamo lavorare, anche a partire dai libri di testo, dagli esempi inoculati dai libri di testo. E vi assicuro che io non sono una femminista da barricata, però queste cose le noto sempre di più. Cioè, a me è successo personalmente di venire rimproverata perché non sto abbastanza dietro a mia figlia mentre fa didattica a distanza. Il fatto che io contemporaneamente debba insegnare ai miei gli studenti non è considerato rilevante, perché in quanto madre dovrei essere io che siedo accanto a mia figlia quando mia figlia è in aula virtuale. Vabbè, scusate per la... No, no, hai perfettamente ragione, però questo dimostra che quanto per esempio Anna Maria ci ha fatto vedere tramite i numeri, Elena ci ha fatto vedere tramite l'approfondimento di figure di filosofe del Novecento, è drammatico nella sua realtà, cioè... Sulla parità siamo tutti d'accordo a livello astratto come concetto, certo. Il problema è però come realizzarla la parità. Sì. Ci sono evidentemente ed ovviamente degli ostacoli, proprio di natura pratica, ci sono dei figli che vanno cresciuti, c'è una casa che va pulita, c'è un lavoro che va fatto. Chi fa cosa? Chiaro. Fino a questo momento si è dato per scontato che sia la donna a fare tutto, compreso il lavoro, perché no? Certo. Una donna è realizzata se ha 3 figli, se fa il pane in casa, se fa i dolci, se pulisce casa, e in più c'è un lavoro, diciamo, riconosciuto e rinomato, ma pretendiamo la stessa cosa per un uomo. Sì, sì, è vero. Infatti. Vabbè, cioè io faccio parte per me stessa, quindi ho risolto la questione alla radice, però sì, sì, è una questione... Ma come, cioè, per dire una cosa che chiedono spesso a me, ma che a un analogo uomo non chiedono mai, è... Come fai a gestire la figlia e il lavoro? Come mai a un uomo questo non viene mai chiesto? Cioè, nelle interviste, questa è una tipica domanda da donna. Come fa una donna impegnata come te a occuparsi anche dei figli? No? Perché non lo chiedi a un uomo? Perché non lo chiedi a uno di questi che è sempre in televisione? Dei grandi esperti? Professor Pinco Palo, ora non so se tipo Burioni ha figli. Professor Burioni, ma come fa a conciliare... la sua presenza costante in televisione, il suo lavoro con i figli, no? Per dire, come mai non lo chiedono mai? Lo chiedono a Ilaria Capua, lo chiedono a Roberta Villa, lo chiedono nel piccolissimo a me,
Cioè, queste sono le cose a cui bisogna fare attenzione, non solo l'offesa esplicita, non solo No, la volta infatti, che, no? perché a noi sembrano naturali, perché a noi sembra ancora sembra naturale che la donna, appunto, sulla base di quelle differenze, è portata per la cura, il suo primo dovere è la cura e poi tutto il resto è accessorio. C'è una mia amica, bravissima scienziata, che fa edizioni critiche di testi medievali, che si dedica ai testi medievali nei ritagli di tempo. Per il resto, quasi come un hobby, per il resto fa la mamma, la donna di casa. Cioè, ma ripeto, non è questione di un giudizio di valore. Cioè, spesso ve leggo anche, questo anche per l'importanza dei social network, no? Che ormai sono diventati degli strumenti di comunicazione a tutti gli effetti, come libri, giornali, eccetera, eccetera. Anche donne, rivendicare l'importanza delle nonne, delle proprie nonne che facevano la pasta fatta in casa, contro le femministe che invece vorrebbero delle donne appunto con i peli e fare Certo. altro, non fare la. Non è quello il discorso, non si sminuisce il lavoro della donna a casa, in realtà non si sminuisce il lavoro in casa. Si dice semplicemente, ci si chiede semplicemente perché il lavoro in casa debba essere per forza, sulla base di un fondamento naturale che ancora nessuno mi ha chiarito, perché il lavoro in casa debba essere soltanto appannaggio della donna e non possa essere, per esempio, rivendicato da un uomo. Come giustamente ricordava Maria Mancarella, il marito al massimo aiuta, se aiuta. Certo, e poi se fa il padre diventa il mammo. Non so se avete notato anche recentemente in Ah sì, qualche titolo di dispregiativo, giornale il dispregiativo. mammo, ma non c'è bisogno della definizione mammo, perché il padre è già quello che dovrebbe curarsi i figli, no? Cioè non vuol dire essere mammi. Cioè io ripeto, tenete alta la guardia sul sessismo implicito e introiettato, perché è lì che si frega la società. Non è per forza, cioè è il chiamare questa signorina, la Silvia Romano, signorina. Cioè nessuno di noi la deve chiamare signorina, capito? Se dobbiamo parlarne. Nessuno di noi deve essere toccato dal fatto che lei sia o no incinta o sia o no sposata. Cioè questa radiografia del corpo della donna è una cosa orrenda. Poche settimane fa è stato liberato un uomo in coppia, no? Mi ricordo come si chiama. Tutto sto cancan non è stato fatto, anche se è arrivato con la barba lunga da non si sa cosa, eccetera. Invece lei è radiografata per com'è vestita e addirittura se è incinta o no. Ma vi rendete conto di quanto fa schifo questa attenzione mediatica e di quanto è sessista? Ecco, è su queste cose che dobbiamo tenere alta l'attenzione. E non è una cosa da appunto femministe, vetero femministe o radicali femministe, non No, è lo un problema che riguarda tutti, anche è. Esatto. questa è una cosa su cui, per esempio, Lorenzo Gasparrini sta lavorando molto da Certo. uomo, naturalmente, mostrando che è un problema che riguarda tutti. Per citare di nuovo Anna Maria Cherubini, ha mostrato che per un giornale Science il gap, cioè la differenza uomo-donna a livello mondiale, è considerato di importanza e di gravità pari a quella del cambiamento climatico. Parliamone. Sì. No. Non viene recepito così in Italia. Scusate, io mi devo avviare adesso alla conclusione perché ci avviciniamo al momento in cui dovrò fare l'altra lezione. Ora. Giustamente Maria Mancarella, che, la collega carissima che saluto ancora e ringrazio per essere presente, giustamente osserva che la lingua non ha ancora trovato le parole adeguate per esprimere una mascolinità rispettosa delle differenze. Cioè, quindi il problema anche, diciamo, dall'altra parte. Sì. Ringrazio ancora Vera, volevo annunciare a chi ha partecipato al laboratorio che seguendo l'invito, la suggestione di Marisa Porcina, da questi incontri verrà fuori una pubblicazione. Appena sarà possibile, naturalmente le daremo ampia pubblicità, la faremo conoscere, diffondere, sarà una pubblicazione open access, quindi sarà a disposizione di tutte e tutti. Ringraziamenti per te, Vera. Purtroppo tu non puoi vedere la chat, quindi mi faccio latrice di questi Grazie, grazie a voi. ringraziamenti e complimenti. Io ringrazio di nuovo tutte e tutti per aver partecipato a questo laboratorio, sia agli studenti di Unisalento, che a tutte le persone interessate che si sono aggregate e aggiunte via via nel corso del tempo, e spero che questo legame non si interrompa. Grazie Grazie a ancora. tutti. E Maria Mancarella dice che ti segue ogni volta che le è possibile.
Mi fa molto piacere. Comunque i miei profili sono tutti aperti, quindi anche se non posso dare a tutti l'amicizia perché non ho più posti, basta seguirmi, tutto quello che scrivo su Facebook è pubblico. Perfetto. E anche su Instagram il resto, va bene? Grazie ancora, buona giornata Vera. Grazie, grazie ciao, del lavoro che fai. A tutti. Grazie, grazie a voi per ascoltare. Ciao, ciao. Ciao.